Il nostro viaggio sulla vaccinazione si ferma oggi alla RSA di Pescaiola, un fiore all'occhiello per quanto riguarda le RSA di Arezzo, ma anche di tutta la ASL Toscana Sud-Est. Abbiamo fatto una vaccinazione di massa in tutte le nostre RSA, che sono nel comprensorio tra Arezzo, Casentino e Valtiperina, circa 30 RSA, per un totale di 1020 ospiti. Questi 1020 ospiti ne abbiamo vaccinato 800 e qualcosa. Perché? Perché nel frattempo alcune persone si sono ammalate di Covid, quindi in questi casi non potevamo vaccinare, e questi sono circa 150. Quindi noi stiamo aspettando 3 mesi e poi si dovrebbe fare una prima dose e unica dose per queste persone che hanno avuto il Covid, quindi recupereremo anche questi. C'erano anche altre 40-50 persone che si erano nel frattempo ammalate, quindi avevano ricoveri in ospedale o altro, e queste persone non sono state vaccinate. Vorrei anche ribadire che di tutte queste persone ospiti nelle RSA, solo una quindicina non hanno dato il consenso, o direttamente o attraverso il loro tutore. Quindi direi che sono numeri molto bassi. In totale diciamo che circa il 20% ancora sono da vaccinare. Quando arriva un nuovo ospite, ad esempio, i nuovi ingressi vengono vaccinati? Noi abbiamo fatto un accordo con la medicina generale, in questo caso molto semplice, per cui gli ultra ottantenni li vaccinano loro, quelli che sono in lista d'attesa. Noi gli diamo le liste con i nominativi e loro ci pensano a vaccinarli prima di entrare in RSA. Se le persone però sono sotto questa età, sono sotto gli 80 anni, allora è il personale sanitario del distretto stesso che prima si collega con queste persone e li vaccina prima di entrare in RSA.